e benvenuti in una nuova recensione. Nel video questa sarebbe la seconda parte dei Pruo. Chi si è perso la prima parte, raga, vi lascio tutto giù nell'info box, così, perché in quell'altro video ho fatto gusti ancora più particolari. Questo invece è un mix, abbiamo alcuni fruttati, alcune cioccolate, raga, proprio un misto veramente. Però ne assaggeremo comunque 5. Sto parlando dei budini della Pruo. Il budino della Pruo, che praticamente è tutto albume. Come vi ho detto anche l'altra volta, metto le mani avanti nelle recensioni, perché comunque dovete considerare che è un budino interamente, è un budino comunque a base d'uovo, e c'è l'albume d'uovo, quindi è normale sentire anche un po' il sapore di albume, però l'importante è che non è che non si sente il gusto, si sente solo l'albume, quindi andremo un po' a valutare questo. Trovate tutto su AS Food, vi lascio il mio codice sconto e tutti i link giù nell'info box e anche del video scorso. Allora, io inizierei dal primo, che sarebbe Cocco, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Allora, Cocco, per ovviamente, come ho detto anche l'altra volta, sono senza lattosio, senza glutine, senza zuccheri e senza grassi. Allora, i valori nutrizionali per 100 grammi, perché il barattolino è da 120 grammi, è 48 calorie, tutto zero e ha solo 12 grammi di proteine, quindi fantastico. Assaggiamo Cocco, ho grandi aspettative su questi qua, perché comunque ci sono anche altri gusti tipo come limone, e ho veramente delle aspettative abbastanza alte. Stanno cadendo tutti questi pelucchi. Ma di cosa? Non lo so. Forse dell'alluminio, boh. Ok, vabbè. Oddio, si sente tanto di cocco. Consistenza sempre uguale. Tutto budinosa. Allora, si sente sempre un po' il retrogusto di albume, però il gusto cocco si sente, ragazzi, si sente cocco ed è molto buono. L'avvertite che il gusto è cocco, ovviamente l'avvertite in modo lieve, però devo dire che è buono. Alla fine vi farò una classifica, perché il primo gusto è sempre un po' così, però sicuramente cocco è super promosso. Rumori in sottofondo, check. Cre. Ok, raga, questo è stravinato. Ha fatto la condensa, vabbè. Assaggiamo questo qui, che è pina colada. Raga, io ho paura. E qui c'è cocco e ananas disegnato. Mi ispira molto questo gusto, lo vedo un gusto abbastanza fresco. Per quanto riguarda invece i valori, per 100 grammi sempre 50 calorie, 0,3 grammi di grassi, 0,5 grammi di carboidrati e 11,3 grammi di proteine. Sempre solita cosa, senza zuccheri, senza grassi, senza glutine e senza latte. Andiamo a provare. Oddio, ma sta cacciando un botto di acqua alla condensa. No, vabbè, raga, io adoro. Ovviamente cambiamo il cucchiaino. Si sente tantissimo di ananas. Adoro. Questo è spettacolare. Raga, sentite principalmente, non sentite il cocco, ma l'ananas. No, vabbè, raga, pina colada, potete prenderlo. Potete prenderlo. Perciò, raga, vedete anche l'altro video, perché anche là vi ho fatto una classifica. Visto che comunque bisogna sempre fare un tot, quindi vi conviene sempre prendere i gusti più buoni e fare un unico ordine. No, vabbè, raga, questo è spettacolare. Pina colada per il momento sta al primo posto, poi vediamo se si capovolge la classifica. Voglio provare questo è gusto cacao, eccolo qua. No, raga, pina colada troppo buono. Sempre solita cosa, andiamo a vedere i valori. Raga, come pina colada, 50 calorie, 0,3 grammi di grassi, 0,5 di carboidrati e 11,3 grammi di proteine. Andiamo a vedere, qua si è mozzata l'etichetta, non so qua. Mm.
sa di panettone al cioccolato, te lo giuro. Assaggiamo. Oddio raga, è buonissimo cacao. Buono raga. Buono cacao. Si sente proprio di cacao. Sembra tipo pure quei dolci tipo fate una torta al cacao. Ecco raga, stessa cosa però ha quella consistenza fresca, budinosa. Veramente buono cacao, ci siamo, ci siamo. Avevo grandi aspettative su questi gusti e infatti non mi stanno per niente deludendo. Ovviamente stiamo parlando di due cose diverse, tipo già per la classifica, tipo ananas e cocco, e quindi pina colada e cacao sono comunque due gusti completamente diversi. Quindi è in base un po' al gusto. Se amate i gusti cioccolatosi, allora prendete cacao. Se come me amate di più i gusti fruttati, allora pina colada, raga. Oppure entrambi, veramente sono buoni. Ok, limone. Raga, il limone secondo me spaccherà, però ho paura. Questa solita cosa dell'altro, quindi raga non ve lo dico. Limone, ho super paura, mi aspetto un po' di sentire rispetto agli altri ancora di più il gusto. Vediamo raga, vediamo, vediamo, vediamo. Rotto tutto, yuhuu! Non si sente di limone. No raga, non si sente. Questo colore super giallo non si sente di limone. Paura. Mamma mia, buono. Buono raga, limone. Vedete? Fanno sti fili, ovviamente sicuramente sarà l'albume aromica. Ah, gusto limone, promossissimo, si sente ovviamente il limone, non è però quel limone chimico molto forte, assolutamente no, però si sposa bene, somiglia un po' al sorbetto, al limone, però pensatelo in maniera molto più delicata, però comunque il limone si sente. Ovviamente vi dico già che tra pina colada e limone io preferisco pina colada. Che limone, si sente molto di più pina colada. Ok, ultimo, fragola. Sta scritto, no, fragola, eccolo qua. Speriamo bene, però devo dire che già rispetto all'altra volta c'erano molti gusti che non mi sono piaciuti per niente. Invece qua, invece, ragazzi, ci siamo alla fine. Solo cocco un po', secondo me non ne vale la pena. Però per il resto assolutamente sì, oh. Quindi proviamo l'ultimo gusto che sarebbe fragola. Si sente di fragola. Super rosa, super Barbie. Assaggiamo. Mi ricorda un po' lo sciroppo, uno sciroppo che prendevo quando ero piccola. Non lo preferisco fragola. Buono sì, si sente di fragola, ma non è quella bella fragola, assolutamente no. Allora, ci sta fragola, però sinceramente vi consiglio di più tutti gli altri che fragola. Quindi da questo mio video recensione io vi consiglio di prendere al primo posto c'è sicuramente questi due, quindi pina colada e cacao. Assolutamente raga, questi sono i promossissimi di questo video. Al secondo posto limone, quarto posto cocco, sì cocco perché alla fine si sente, non è chimico come sapore, e poi proprio ultimo posto fragola. Quindi niente ragazzi, io spero che anche questo video recensione vi sia piaciuto, fatemi sapere i vostri gusti preferiti perché comunque vi devono sempre piacere, perché comunque sono gusti abbastanza particolari, ma più che altro gusti è proprio la consistenza, è proprio come è fatto. Cioè ragazzi, quando acquistate questi prodotti non dovete aspettarvi di mangiarvi un budino normale che trovate al supermercato, assolutamente no, quindi dovete mettere in conto anche quest'altro fattore che comunque è interamente albume d'uovo. E quindi ragazzi,
video recensione vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!